Radio Sound è il nostro appuntamento con il piacere di sentire gli amici piacentini, non solo, in questo caso è un piacere che profuma di birra, è un piacere veramente un po' alcolico ma molto molto piacevole, perché con noi abbiamo Luca Livrieri dell'associazione Amici della Birra, birra d'abbazia, perché sta organizzando questa birra in corte che partirà a Grazzano Visconti dal 27 al 29 aprile. Allora, che birra bolle in pentola, diciamo così, si raffredda in pentola. Luca. Ciao a tutti innanzitutto. Beh, di birre ce ne saranno tantissime, mm-hmm. perché avremo 15 birrifici, se contiamo che ognuno di loro ne porterà dalle 6 alle 8. I sì. conti sono fatti, ce ne saranno più di 100 di birre a congelare in frigo. Ma si parte poi anche con i concerti, con tante manifestazioni che fanno parte di questa birra in corte. Io leggo venerdì 27 aprile dalle 18 alle 24, alle 18 ci sarà l'apertura, probabilmente il live alle 20 dei Ciamma, e poi Marco Ligabue che è alle 21:30. Esattamente, tutti i nostri eventi sono sempre caratterizzati dai concerti live, uh-huh. e ne facciamo due a sera. Ci sarà Ciamma, che è un cantautore piacentino, dopo ci sarà Marco Ligabue, che è un pochino più conosciuto, e anche le altre sere ci saranno altri artisti. Beh, sabato c'è Marco Rancati, che è proprio un emblema della Piacenza che canta, e Déjà Vu, leggo poi Carlo Zella domenica e Barba Blues, ma ci sarà anche un concorso particolare, il Boccalone. Io vinco, perché sono uno che crede a molte cose, non so se basta questo però. Diciamo che non era inteso come boccalone, ah, no, pesce che a bocca, ma ah, no, io pensavo, di birra in tredi. Pensavo fosse chi crede a più cose. Ditemelo, io faccio finta a volte anche di crederci. Noi bisogna crederci comunque, che non si prendono cantonate, siamo molto affidabili. Va bene. Il concorso Boccalone è fatto per tutte quelle persone che hanno voglia così di coinvolgersi all'interno dell'attività dell'associazione, semplicemente iscrivendosi e condividendo le nostre cose, partecipano gratuitamente alle estrazioni, ma non è l'unico concorso che abbiamo su Piacenza. No, che altri concorsi ci sono? Sempre che concorsi a tutta birra, guarda che slogan! Ce n'è un altro che è un pochino più artistico, perché sì. coinvolge gli Igers di Piacenza, sì. che sono gli Instagrammers sostanzialmente, cioè i fotografi appassionati di questo social, piacentini, mm-hmm. Che scattando delle foto inerenti la birra prima dell'evento, poi prima di bersela, praticamente partecipare a un premio qualitativo, cioè ci sarà una giuria che giudicherà le foto più belle e assegneremo dei tris di birra. Anche questo è gratuito ed è fatto per gli amanti, rendere partecipi anche i non associati a quello che noi facciamo come associazione. Bene, quindi si fa la fotografia a birra prima di berla, perché poi una volta bevuta, insomma, non c'è più, comunque bisogna fare la foto un attimino prima. Senti, è un programma interessante, siete sempre una bella festa della birra, effettivamente, ogni anno siamo alla seconda edizione, quindi diamo l'appuntamento da venerdì 27 aprile, poi ci sarà sabato, ci sarà domenica la chiusura alle 24, concerti ogni sera dalle 20, doppio concerto, tanta birra, il tutto in Corte Vecchia a Grazzano Visconti. Esattamente, non hai saltato nemmeno una parte. Perfetto. Per tutto il resto delle informazioni basta guardare sul nostro sito amicidellabirradabbazia.it. Oppure venire venerdì 27, weekend, insomma, sappiate che si beve buona birra, ci sarà anche da gustare qualcosa che accompagna la birra e l'ottima compagnia. Grazie Luca, noi riprendiamo il ritmo di Piacenza, a tutta birra anche in questo caso, con Radio Sound.